vicino, dai. Ora, ciao. Ciao. Siamo in diretta. Siamo in diretta. Ciao. Con Matteo Mandorlini, cosa ci dici di questa serata? Bellissima serata. Riprendi un po' più. Bellissima serata. Sì, vedi solo il naso. Poi chi è la voce narrante? Bei ragazzi. Aspetta, presentati. Tu che parli, che non ti si vede, chi sei? Andreas Braga. Ciao, ti piacerebbe. Dai. Dai, salutate i biancoscoppiati, tutti i tifosi che sono a casa. Salutiamo i biancoscoppiati e tutti i tifosi che sono a casa. Buon Natale. Grazie, bravo, bravo, va. Bella persona. Dai, gira, gira, dai. Coglione. Dai, andiamo. Andiamo dal team manager. Prof, prof, team manager. Prof. Team manager, prof. Team manager, un saluto ai biancoscoppiati. Ciao ragazzi, biancoscoppiati, avete fatto una vignetta su di me, non elegante, con la bottiglia di Apero. Ma tu non sai, cioè, che ne abbiamo ancora 3-4, ne abbiamo 3-4 già pronte. Ah, bene, grazie. Un saluto ai biancoscoppiati, bravissimo. Ciao biancoscoppiati. Bravissimo. Ciao, ciao. Noi che andiamo. Braga, l'hai già fatto. Braga. No, il cap no, non c'ho problemi. Adesso abbiamo... Abbiamo il cap. San Marchetto, ciao. Lo riconoscete questo signore anziano? Giocava nel Padova fino a qualche mese fa. Coppia d'attacco con Silvio Appiani. Con Silvio Appiani, avete fatto l'elementare insieme? Sì, esatto. Dai, di qualcosa, saluta. C'erano i palloni ancora marroni con la valvola, così tu quando guarda che sei in diretta. Quando tu calciavi in diretta. Sei in diretta su Facebook, quindi tutto quello che dici. Prego. Non so, cioè, saluta, vuol dire che non quando, calciavi, filtri. Quando calciavi il pallone cercavi la valvola per calciare più forte. Questo è i primi del Novecento. Ah, ok. Vabbè, insomma, beh, cosa vogliamo dire al capitano? Torna a giocare. No, faresti la tua porca figura. No, basta, le ho già fatte le porche figure. Appunto, ci mancano porco, e ci mancano, tra l'altro. Vediamo, parliamo, fai... parliamo col suo procuratore. Procuratore, lo facciamo tornare a giocare. Ma sì. Direi di no, dai. Ma direi di no, ma no. È così messo male. Ormai è finito. Fermo. Ormai è finito, ha detto. No, no, ormai è finto. Ciao ragazzi, allora tanti auguri, ci vediamo. Chi c'è? Qua. Alfa Game. Marcandella Alfa Game. Ciao ragazzi, Alfa siete Game. In diretta. Siete in diretta sui biancoscoppiati. Vai, vai. Un saluto ai biancoscoppiati. Ragazzi, auguri, buone feste. Marca di qualcosa, su, dai. Ciao belli. Niente parolacce, mi raccomando, che siete in diretta. Sì. No, 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 sto scherzando. Seri, dai. Sobri e clinicamente testati. Facciamo il palloncino. Noia, loco. Azzurro 197. No, andiamo qui da Neto. Neto. Ciao ragazzi. Un saluto ai biancoscoppiati. Siete in diretta, siete in diretta. Grazie a voi, a tutti. Ai biancoscoppiati. Ma chi uno scoppiati soprattutto. Bello! 620 azzurro. Come? Un saluto ai biancoscoppiati. Un abbraccio a tutti. Un zappato. Dobbiamo ripescare allora. Filippi. Un saluto ai biancoscoppiati. Un saluto a tutti. No, buon Natale, ai biancoscoppiati. No, ma ciao. No, biancoscoppiati. Buon Natale. 5-1. Okay. Grazie, grazie. Dottor, favalli, favalli. Giallo 3-5. Oh, abbiamo no, Beppe, 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 Beppe. È giallo, è annullato. E finalmente ci dirà la sua vera età. Quando ho chiamato dove? Che è? Cosa devo dire? 52, quanti anni ha Cavalli? 52, vado su per i 53. E la domanda successiva è, quindi, ma che cazzo di creme antirughe usi? Perché è lei che me le fa. Oh, abbiamo il procuratore, abbiamo di Cavalli. Procuratore, procuratore. Signora procuratrice. Allora siamo con il premio più importante. È il silenzio stampa. Non si parla. Silenzio stampa. Silenzio stampa del procuratore. Sì, scatta la polemica. Procuratore. Signora procuratrice, buonasera. È in diretta. Il premio è la pagina dei biancoscoppiati. La domanda che facciamo al suo assistito è: nonostante i 55 anni, di fronte a Piazza Piazzola Suprema, 55 nel frattempo, non il viaggio a Piazzola Suprema, non presenta la crema antirughe utilizza Piazzola Suprema, ringiovanente, e offre questo box antiage ampitissimo, antiage, che è una parola, tantissime località accetta. No, è una malattia. Vabbè, auguriamo buon Natale biancoscoppiati. Buon Natale a tutti i tifosi, biancoscoppiati. Vogliamo dire qualcosa che attacco Pina? Così.
ti vogliamo bene, TVB. TVB. Diciamolo in inglese. Ciao lettori. Vedo un signore lettori, che sta in mondo. Ciao, signore conduttori, abbiamo un professionista, un po' più piano, troppo veloce, potrebbe farsi male. Hai questa impressione? Sì, si vocifera nell'ambiente che tu l'ultima volta che hai riso è stato nel 2012. Ed era un colpo di tosse, peraltro, non era una risata. Era un tic. Un tic. Ha riso. Siamo tutti testimoni che ha riso. Quindi può andare con la moglie, con la compagna. Ma vuoi dire qualcosa? Con tutte le mogli. Sei in diretta su Facebook. Benissimo. Faccio una siamo pronti? Sì, buone feste. Siamo pronti con la... Hai bianco scoppiato. Con le magliette? Hai bianco scoppiato. Ma tutti ti fuori. Hai bianco scoppiato sopra. Mi portano le magliette. Ricordiamo, scusa, ricordiamo la voce narrante di chi è? Riccardo Gaiola. I più lo ricorderanno per un euro gol a Massa Carrara in rovesciata. Allora cominciamo con regista di nome di fatto. Regista di nome di fatto, soprattutto è fatto, come sembra, che siamo in diretta. A parte il fatto che vabbè. Ciao, certo, la tanti auguri a tutti. Che noi daremo andiamo stasera. Andiamo da Germinale. Andiamo da Germinale. Oh, Germinale, ignorantissimo. Oh, ragazzi, buonasera, siete in diretta su Facebook. Con i bianchi scoppiati. Tutto ciò che direte potrà essere usato contro di voi. Però allora io ragione. Devi bere meno, bevi manco. Ecco. Perché? Oh. Tutto è ricavato. Fai un augurio di Natale. Buon Natale a tutti, a tutti gli altri scoppiati. Bravissimo. Grande. Ma puoi approfittarne anche per fare pubblicità al libro, se vuoi. È vero. Allora, sì. Casa, ragazzi, comprate il libro. È scontato. Domi gioca a calcio. Domi gioca a calcio. Grande. Edizione Federica. Edizione Federica. Il nostro amico Mazzocco con la moglie. Con la moglie. Con la moglie. Non siete sposati? Non siete, sposati? Ho visto le foto su oggi. Ma siete ubriachi qua. No. Ma come? Non lanciamo accuse fuori luogo. Miriam ha 66 anni, stiamo ma ha un sereni cuore giovane, lo stesso cuore che di dovreste chi avere. Ah, quella con le donne nude, quella con Mr. Brevi nudo. Siamo in diretta, certe cose non dobbiamo sono dire. Stiamo calmi. Le maglie. Vabbè, vogliamo dire qualcosa. Siamo tanti auguri ai tifosi. Sì, dai, tanti auguri a tutti i tifosi. E con la Borghese. Ti farei un applauso. E chi non scoppiati. E chi non viene venerdì a vedere la partita è un pezzo di merda. No, no, sei in diretta, ma sei col... non devi dire le parolacce. Allora, facciamo parlare la moglie. Se vuoi dirle, la moglie. Io faccio il bip. Allora, è dire che chi non viene alla partita. Chi non viene venerdì. È la voglia di Perez. Si perderà una bella partita perché il Padova vincerà comunque. E poi un augurio a tutti biancoscoppiati dalla moglie. Saggio. Complimenti, congratulazione, veramente professionalità. Poi siamo, sono sconvolto. La maglia di Ascoli, Perez! Adesso che c'è? Niente. Abbiamo Perez dell'Ascoli, partiamo. Abbiamo Tentardini e Monteleone. Buonasera ragazzi, siete in diretta sulla pagina dei biancoscoppiati. Attenti a quel che dite, mi raccomando, niente parolacce. Oppure sì. Chi offre 100 siete voi. Allora. Chi offre 100 euro per la maglia dell'Ascoli? Aspetta, no, la galleria. Cosa ne dici questa serata? Una serata caratteristica. Esatto, è sempre presente. Perché anche la maglia dell'Ascoli. La capra è il miglior animale che c'è. È una cifra congrua, diciamo così. Allora, chi offre 100 poi, euro ci chiediamo, per la maglia questi giovani sono il futuro del calcio palo, sappiamo. Poi un finale cosa ne dice? Un finale. Un finale a tema. Che è che allora, è forte, sono contento di aver partecipato a manifestazione. 51 52 hai fatto più lungo e torna bene. 50 congratulazioni. E 3 bella bestia. Lui è di Palermo, Palermo, sì, c'è Palermo, Palermo. Non ha la R. Palermo non ce l'ha. Non c'è cosa, cosa mi dice? Di te. Con la questa sera bellissima serata. Rosinone. Auguro soprattutto ai bianco scoppiati. Soprattutto attenzione alla cover personalizzata. Sì, eccola. È vero che vi hanno dato le cover con il nome perché altrimenti perdereste i telefoni. Bravissimo. Sì, bravo. Allora, dovrei farlo anch'io allora in effetti. Vabbè, ciao ragazzi, tanti auguroni. Non devi riprendere me che cosa c'entro io, ciao ragazzi. E adesso da chi andiamo? Da Verona. No,
Cronica, sta mostrando la maglia di Frara, che è un noto ex giocatore di tutta la squadra, ma non del Padova. Basta, possiamo chiudere. Vi salutiamo tutti. Buon Natale. Buon Natale da chi? Ciao ciao a tutti.